Buongiorno, liberi navigatori accesi. Bene, perché abbiamo voluto parlare dell'eventuale presenza di sette nel territorio di Acireale e comunque più in generale cercare di capire che impatto hanno queste sette, queste organizzazioni nel nostro territorio e in assoluto sui giovani. L'abbiamo voluto fare intanto dopo una settimana in cui una parte importante della redazione si è mossa a cercare dati, numeri e approfondimenti su questo argomento. E l'altra motivazione è stato invece il fatto che non si poteva più come dire, essere complici di una modalità classica del meridione, ma classica anche delle nostre parti, che è quella del si dice, si sente, forse, si sussurra, mormorano, eccetera. Da tutte le parti si sentivano queste voci, ma forse era così, ma forse si pensa quello, ma alcuni dicono che. Bene, noi senza avere certezze, ma con l'intento di buttare un sasso nello stagno, quello che abbiamo voluto fare è andare a precisare, andare a cercare di capire e a definire di cosa si trattava e che impatto può avere questo sulla nostra realtà, sui nostri giovani, sui nostri figli. L'abbiamo fatto, abbiamo notato una significativa, anzi eccezionale partecipazione e lo rifaremo, perché su questi argomenti di sette sataniche, di uso di stupefacenti, dei fiumi di cocaina che scorrono anche dalle nostre parti, noi non siamo quelli che tacciamo, ma siamo quelli invece che faremo sempre e comunque la nostra parte, che è quella di sollecitare la comunicazione, di sollecitare l'informazione, di sollecitare il dibattito, il confronto, l'approfondimento. Grazie a tutti, liberi navigatori.